in palio l'accesso alla finale. Chi perde è fuori. Semifinale che ha avuto inizio, due squadre a caccia della finale, ma solo una la otterrà. Partita molto sentita, le dichiarazioni della vigilia non lasciano dubbi sul fatto che entrambe daranno il massimo oggi per portare a casa il risultato. Ecco lo schieramento dei padroni di casa. Hanno deciso di affidarsi a un canonico 4-4-2, due linee da 4 e ovviamente due punte lì davanti. Mi sembra una scelta oculata. L'allenatore evidentemente ritiene sia il modulo più adatto alle forze mandate in campo oggi. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Guadagna metri verso l'area. Palla messa dentro. Non è finita, palla ancora pericolosa. Tentativo di pressing. Pallone interessante. Punta l'area. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Cambia nel fronte l'attacco con questo lancio che taglia tutto il campo. Riconquista il pallone sulla corsia. Oscar. La mette in mezzo con questo pallone. Ci sono metri a disposizione. La mette in mezzo. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Oscar. Occhio che guadagna metri. La mette in mezzo. La difesa la meglio e allontana il pallone. Cerca addirittura la porta. Ha provato a sorprendere il portiere dalla distanza. Ne è uscita fuori la conclusione però inguardabile. Ma doveva passarla. Da lì è quasi impossibile segnare. È riuscito a interrompere la trama con un buon intervento. Pallone che finisce in fallo laterale. C'è spazio per andare. Prova addirittura la conclusione. È difficile trovare il gol con conclusioni come queste dalla lunga distanza. Ha cercato il colpo a sorpresa e gli è andata male. Murray. Guadagna metri. Pallone che termina oltre la linea di fondo. Sta avanzando. Attenzione al tiro. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Oscar. Occhio al suo movimento, cerca la rete. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo.
Occhio al tiro dalla bandiera. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Hanno segnato sfruttando al meglio però le lacune della difesa avversaria, davvero troppo timida. Colpo di testa vincente. Sugli sviluppi di questo calcio d'angolo va tutto molto bene per altri. I difensori però dovevano marcare meglio. L'autore del gol. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Murray. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Può avvicinarsi alla porta. Occhio al cross sul primo palo. Palla raccolta senza problemi dal portiere. Si avvicina all'area. Nessun problema per il portiere. Ci saranno 2 minuti di recupero. Occhio al traversone. Respinge il pallone di pugno. Ha perso il pallone. Sono sicuramente i favoriti per l'accesso in finale. Arbitro che dà il via alla ripresa di questa semifinale. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata per entrambe. Chi perde e torna a casa a mani vuote. La traiettoria verso il centro. La spazza via. Ecco il tiro. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. E l'arbitro lascia giocare. Sì, ha concesso vantaggio. Guadagna metri verso l'area. Palla in out, sarà corner. Si preparano al cambio. Occhio al corner. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. La sua tenacia viene premiata con un gol che permette alla sua squadra di chiudere il primo tempo in vantaggio. Il tecnico spera che... Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. C'è il cambio in arrivo. Ci sono metri a disposizione. Occhio alla botta. Tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. E anch'io sarei molto arrabbiato. Abbastanza comprensibile. Guadagna metri. C'è spazio davanti. Prova il rasoterra. Palla che è rimbalzata sul corpo del difensore, si ripartirà con un calcio d'angolo. Difesa in difficoltà su questo cross, palla ancora viva, può servire un compagno. Prova a sorprenderlo, non si fa sorprendere. Sarà corner a disposizione. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo, ha spazio, prova, allontana il difensore su questo tiro. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Pallone in mezzo, attento qui il difensore che allontana. Si fanno vedere i compagni. Non è finita,
Ha provato a piazzarla, buona l'idea, meno l'esecuzione. Non era facile inquadrare la porta da lì, conclusione che è terminata lontana dai pali senza creare problemi al portiere. Palla larga. Palla ancora in gioco, parte il tiro. Miracolo del portiere che sventa il tiro qui. Ma che riflessi, Pier, davvero una parata eccezionale. Riconquista palla intercettando la traiettoria. Cerca la rete, respinge il difensore. Palla fuori, sarà corner. Palla verso il centro dell'area. Bella parata che gli nega la doppietta. Hai detto proprio bene, giusto. Ancora 20 minuti per le speranze delle due squadre. Si avvicina all'area. Perde palla. Oscar. Recupera palla con un contrasto deciso, va corretto. Puntuale qui il difensore nel recupero. Occhio che guarda. Pericolo, ecco il tiro. Intervento facile per il portiere. Occhio, cerca l'area di rigore. Il tocco dentro. Palla ancora in gioco per il... Nulla da fare, autogol. È un colpo decisamente duro subire gol, poi figuriamoci così. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Ancora 600 secondi alla fine. Tocco orizzontale. Cross in mezzo. La allontana di pugno. E c'è il tiro. Il riflesso controlla il pallone con sicurezza. Ci sono metri a disposizione. Azione interrotta. La gira bene. C'è il vantaggio. Occhio a questo calcio di punizione. Nessun problema con l'uscita del portiere. Non è finita, palla ancora pericolosa. Il tutto per tutto, sale addirittura il portiere in area a saltare. Calcio d'angolo, prova la botta. Allontana il difensore su questo tiro. Ancora 3 minuti da giocare. Pallone interessante. Poco alla fine. Un'altra azione, un'altra possibilità. È finita. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi.